Vorrei lasciare a questo punto la parola al dottor Ridolfi, che avete visto dalle positive, è già stato presente in questa sala, è un medico dell'ISDE, l'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente e il Territorio, associazione alla quale noi abbiamo aderito perché abbiamo avuto collaborazione e dobbiamo dare sostegno a chi studia queste cose, a chi approfondisce queste cose, che spesso e volentieri, come avete visto, ci sono degli studi, ma non sempre ci vengono raccontate le cose come stanno, o meglio ci raccontano quello che più gli fa comodo. Vorrei lasciare a questo punto la parola al dottor Ridolfi, anche perché ci piacerebbe, come al solito, visto che in un'occasione hanno detto che abbiamo lasciato poco spazio per gli interventi, vorremmo evitare che questa sera qualcuno ci dicesse che non abbiamo lasciato spazio per gli interventi. Lascio quindi la parola al dottor Ridolfi. Grazie dell'invito. Mi è stato chiesto di parlare di diverse cose, inquinamento atmosferico, onde elettromagnetiche, quindi gli argomenti sono parecchi, quindi farò un po' di flash su tutti questi argomenti, anche appunto alla fine sulle onde elettromagnetiche, sull'uso dei telefonini, che fra l'altro servirà anche per fare un commento su quello che diceva Montaletti prima, cioè sul fatto che gli studi a volte sono difficili da interpretare e ci vuole anche un po' di malizia per capire cosa si deve ricavare dagli studi scientifici. Allora, un passo alla volta. Partiamo da questo. La mortalità e la sopravvivenza dei pazienti, dei soggetti che sono colpiti da tumore, sta migliorando, nel senso che molti tumori possono essere più guaribili, molti tumori possono essere curati, ma il problema è che l'incidenza sta continuando ad aumentare. L'incidenza è il numero dei tumori, nuovi casi per anno. Quando si parla di questo, molti miei colleghi oncologi e gli epidemiologi tendono a sfuggire a questo discorso, tendono a sottovalutarlo, perché dicono ma è perché la popolazione invecchia, è perché ci sono gli screening e quindi si trovano più tumori, ma è tutto sommato, insomma, non è così rilevante. Allora, questo è un dato un po' vecchio, ma insomma tuttora attuale, preso dagli Stati Uniti, 1975-2006, incidenza e mortalità per cancro sotto i 20 anni, quindi sono soggetti, bambini e giovani, sotto i 20 anni. Vedete, la mortalità in effetti sta calando, cala perché sono migliorate le cure, perché si arriva prima, le diagnosi sono fatte prima e quindi si riescono a curare più tumori. Ma se guardiamo l'incidenza, la linea va su, continua a crescere. E qui non è certa la popolazione vecchia, siamo sotto i 20 anni, non sono gli screening e non sono neanche gli stili di vita, perché non possiamo imputare gli stili di vita ai bambini. Se guardiamo in casa nostra, la cosa va ancora peggio, perché l'incidenza dei tumori infantili in Italia nel quinquennio 88-2002 è stata in crescita del 2% l'anno, cioè in 5 anni è cresciuta del 10%. Sono numeri piccoli, per fortuna, e quindi rimangono abbastanza piccoli, però c'è questo aumento, con un aumento del più 3,2% nel primo anno di vita. Questi dati contro quelli dell'Europa nello stesso periodo di 1% l'anno e degli Stati Uniti di 0,6% l'anno.
Nel quinquennio successivo, 2003-2008, e questi sono gli ultimi dati pubblicati dall'AIRTUM, perché è sempre in ritardo di 5-6 anni per avere le statistiche certe, nel quinquennio successivo l'AIRTUM, che è l'Associazione Italiana dei, dei Registri Tumori, ha un po' enfatizzato questo dato dicendo ma i tassi di incidenza anche nei bambini si sono stabilizzati, quindi non sono più in crescita come era nel quinquennio precedente, però attenzione, si sono stabilizzati nel valore alto, non è che sono ritornati come erano prima. E leggendo nei commenti sempre fatti da loro, dice, c'è scritto proprio, ci sono scritte queste due frasi: a tutt'oggi non si riesce a capire cosa abbia determinato dapprima l'incremento dei tassi, poi la loro stabilizzazione. Neppure vi è una spiegazione del fatto che i tassi italiani di incidenza dei tumori in età 0-14 continuino a essere tra i più alti del mondo. Allora, io ovviamente non è che io abbia la risposta, e non c'è una risposta certa a questa domanda, perché siano tra i più alti del mondo, però vi porto i dati dello studio Sentieri. Lo studio Sentieri, che vuol dire Studio Epidemiologico Nazionale, è un acronimo, Sentieri, è uno studio che è stato condotto dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi non ci sono dubbi che sia uno studio serio, che è andato a vedere com'era la situazione di salute, quindi di mortalità e di salute, nelle più di 50 aree inquinate che sono in Italia, che si chiamano SIN, cioè siti di interesse nazionale. Cioè in Italia esistono questi SIN che sono stati decretati inquinati dal governo italiano ancora negli anni 80 e che aspettano di essere bonificati. Qualche bonifica è iniziata, ma sono ancora in gran parte da essere bonificate, e sono siti riconducibili, vedete che è scritto qua, al fatto di vivere vicino a impianti siderurgici, petrolchimici, raffinerie, inceneritori, discariche, porti, cave di amianto, miniere. Per fortuna noi siamo esenti da questo, vedete, nella nostra area non ci sono SIN, che non vuol dire che non ci sia inquinamento, però proprio dei siti così decretati inquinati non ce n'è, che riguardano comunque quasi 6 milioni di italiani, questi siti, circa un 10% della popolazione italiana. Ora, di questi 50 circa siti, ce ne sono 23 che sono serviti da un registro tumori, perché il registro tumori non è dappertutto in Italia, è a macchia di leopardo, quindi ce ne sono 23 comunque che sono in sedi dove esiste un registro tumori. Lo studio Sentieri è andato a vedere com'era l'incidenza dei tumori in queste aree e è venuto fuori che ci sono il 9% in più di tumori negli uomini, il 7% in più nelle donne. Tenete conto che 9% in più e 7% in più rispetto all'area di riferimento, cioè di un sito del centro Italia, viene raffrontato con i dati del centro Italia. Quindi non è che sia raffrontato con aree in cui l'inquinamento non c'è, è raffrontato con il resto della popolazione, quindi con le città e le campagne che comunque possono avere anche loro inquinamento. Quindi è confrontato non il bianco con il nero, è confrontato un grigio scuro con un grigio chiaro, e quindi c'è da aspettarsi che queste percentuali siano sottostimate. Tanto è vero che se andiamo a vedere i dati di un'area fortemente inquinata come quella di Taranto, direi più che area inquinata, direi che è un inferno, sempre i dati dello studio Sentieri, quindi dell'Istituto Superiore di Sanità dal 2003 al 2008, ci sono questi dati. Per i bambini di età sotto un anno di età l'aumento è di 35% delle morti. Nei morti nel periodo perinatale è il più il 71%,
E poi percentuali spaventose di tumori. Vedete, linfomi più 38%, polmone più 48%, stomaco il doppio più 100%, mammella più 24%. Per tutti i tumori c'è un aumento del 30% rispetto alle aree di riferimento. Questo è il quadro. E quindi forse a quella domanda che si fanno gli epidemiologi del perché in Italia ci sia questa tendenza all'aumento dei tumori infantili, io così una qualche ipotesi la farei, anche perché quando io studiavo medicina, studiai medicina 40 anni passa fa, si leggeva che nei testi che la placenta era un organo che faceva da barriera a protezione del feto dal sangue della madre, cioè si diceva se la madre quando è incinta e quindi in gravidanza assume sostanze tossiche o comunque ha delle sostanze tossiche nel sangue, la placenta fa da filtro e impedisce che queste sostanze in pratica danneggino il feto e quindi il bambino che deve nascere. In realtà non è così, vedete questo studio che è uno studio pubblicato nel 2011, quindi pochi anni fa, 3-4 anni fa, e sul New England Journal of Medicine, che è una delle riviste più prestigiose, dice più di 300 sostanze chimiche industriali sono state trovate nel cordone ombelicale. Ok? Quindi le sostanze tossiche passano dalla madre al feto. Se guardiamo l'aria, adesso ci focalizziamo un attimo sull'aria, l'aria che respiriamo nella pianura padana non è delle migliori, perché la pianura padana, come vedete, vista dal satellite, è una delle aree più inquinate dell'Europa e fra le 5 nel mondo, proprio che risultano dai raggi infrarossi. Questa è ricavata da un titolo di giornale di lunedì scorso, che probabilmente avete sentito o per televisione o che avete visto nei giornali, 3 giorni fa, in Italia record europeo per i morti premature dovute all'inquinamento dell'aria. L'Agenzia Europea dell'Ambiente ha registrato in Italia il record delle morti premature dovute a polveri sottili PM2.5, biossido d'azoto, ozono. L'area più colpita in Italia dalle micropolveri si conferma la pianura padana. E questo è uno studio pubblicato nel 2014, quindi l'anno scorso, British Medical Journal, anche questa rivista una delle più prestigiose, su uno studio fatto in 11 corti europee, quindi un grosso studio europeo, che è arrivato a documentare e a stimare qual è l'impatto dell'aumentare dell'inquinamento da polveri sottili sul rischio di morte. Quindi ha misurato che un aumento di 5 microgrammi al metro cubo di PM2.5 corrisponde a un aumento del rischio di morte in generale per infarti, per cause respiratorie, ovviamente anche per tumori polmonari, ma soprattutto per cause cardiovascolari, del 7%, 7% in più. Ora, i limiti che l'Organizzazione Mondiale della Sanità propone sono di 10 microgrammi al metro cubo, ma le leggi che abbiamo in vigore in Europa e in Italia tutt'oggi sono 25 microgrammi al metro cubo e spesso viene sforato questo valore. Tenete conto che a Forlì, la centralina di Forlì, ad aprile aveva già sforato, mi sembra, 13 o 15 volte quest'anno. Quindi 25 microgrammi contro 10 vuol dire che c'è una differenza in più
di un rischio di morte del 21% in più, che noi stiamo accettando, perché quando vi dicono sì sì la centralina dice che è tutto nella norma, è secondo le norme di legge, le norme di legge consentono di avere 25 microgrammi metro cubo, che però non è un valore così tranquillo, ecco. In pratica quello che vi voglio dire questa sera è che non ci si può sempre fidare delle poche parole che vengono dette, delle rassicurazioni che vengono dette, bisognerebbe sempre riuscire a capire, capisco è difficile, ed è difficile anche per chi ci sta dietro, però bisognerebbe sempre riuscire a capire cosa c'è dietro a quelle parole, perché dietro a quelle parole vuol dire qui siamo a norma, ma la norma l'hanno stabilita con dei valori sui quali non possiamo essere tranquilli. Tenete conto che una riduzione, per esempio, dell'inquinamento atmosferico, in quest'altro studio, che è uno studio di Harvard, fatto da Harvard, ci dice che su 6 città americane che avevano ridotto fortemente l'inquinamento, evidentemente bloccando il traffico, adesso non so in quale maniera, però avevano registrato la diminuzione dell'inquinamento urbano da particolato fine, e dopo solo 3 anni avevano registrato una diminuzione del rischio di morte, quindi di quello che avevo detto prima, e anche del rischio di carcinoma polmonare. Uno dei processi che porta a inquinamento dell'aria, ma non solo dell'aria, del suolo e quindi anche degli alimenti, per esempio, sono i processi di combustione. Perché quando si brucia si creano delle sostanze tossiche e delle sostanze cancerogene. Questo è un dato di fatto inconfutabile. Vale per la sigaretta, vale per qualsiasi altro tipo di incenerimento. Anche il biogas. Dopo ci arriviamo, anche il biogas. Cioè i processi di combustione comunque creano delle sostanze tossiche e sicuramente decine di sostanze cancerogene. La sigaretta spenta non è cancerogena, va bene? Non c'è niente di cancerogeno la sigaretta spenta. Quello che è cancerogeno è il prodotto della combustione, quindi quello che troviamo nella cenere, quello che troviamo nel fumo. E questo vale per la sigaretta e vale per qualsiasi altra componente che viene bruciata e incenerita. Gli inceneritori, che si vogliono trovare altri nomi per definirli, sono comunque, per la legge italiana, industrie insalubri di classe prima, qualunque sia la tipologia adottata, perché il processo stesso della combustione dà origine a diverse migliaia di inquinanti. Questo è un po' la definizione, non ci sono altre definizioni. Però, come sempre accade, come è accaduto per le sigarette, quando venne fuori che erano cancerogene, disse, ma no, sì, però adesso facciamo le sigarette col filtro e quelle bisogna rifare gli studi. Poi dopo abbiamo fatto le sigarette light e abbiamo rifatto gli studi. Alla fine, insomma, le sigarette sono cancerogene, punto. E questo vale anche per gli inceneritori. Adesso hanno trovato i termini di termovalorizzatore o impianti di termotrattamento, ma il fatto di cambiare nome non cambia la sostanza, in quanto, questo lo dice la CE, non offrono alcuna garanzia per essere considerati più salubri dei precedenti. L'applicazione delle BAT, delle Best Available Technology, cioè delle migliori tecnologie possibili, non è che ci garantisca niente. Hanno alzato il camino, quindi sicuramente le polveri ricadono meno concentrate vicino al punto dove sono gli inceneritori, ma vengono sparse in maniera più ampia, però vengono sempre sparse. Ci sono filtri più potenti, più fini, ma per quanto siano fini
i filtri non potranno mai fermare le particelle fini e ultramicroscopiche. E ultima cosa, qualunque sia l'inceneritore e qualunque sia il processo di combustione, si creano comunque un terzo di ceneri, cioè per ogni tonnellata che viene bruciata si creano almeno 30 quintali, se non sbaglio, di tonnellata, 30 quintali di ceneri. E queste ceneri ovviamente sono ceneri tossiche perché trattengono tutte le sostanze più tossiche, cioè metalli pesanti, diossine e quant'altro, cioè proprio quelle sostanze che definiamo come cancerogene. Quelle sostanze che dovrebbero essere quindi, le ceneri degli inceneritori, conferite in discariche speciali. In realtà, non so se lo sapete, però credo che vada detto, vicino a Conselice, fra Conselice e Argenta, sta aprendo un impianto col benestare della regione Emilia-Romagna, in cui vengono convogliate le ceneri degli inceneritori locali, le ceneri che vengono trattate con un sistema fisico-chimico, rese quindi polveri, non so bene in che modo, fruibili, ma che comunque vengono vendute ai cementifici e quindi vanno a finire nel cemento. E non è una cosa di oggi questa. Il fatto che le ceneri degli inceneritori vadano a finire nei cementifici non è un dato di oggi, è un dato che più o meno in maniera aperta e che viene conosciuta è un pezzo, sono molti anni che viene fatto. Conselice hanno fatto causa alla regione, quindi hanno fatto proteste pesanti che ovviamente sono andate nei giornali solo di Conselice e che gli altri non sanno, così come non sanno della battaglia, non so, di Forlimpopoli. Cioè, queste battaglie vengono fatte solo in loco e difficilmente vengono riprese a distanza. Parlando di inceneritori, vi aggiungo un attimo i dati dello studio di Coriano di Forlì, che non so se anche questo lo conoscete. A Forlì è stato condotto uno studio che ha preso inizio negli anni 90 e finito nel 2004 per vedere appunto com'era la situazione della popolazione attorno agli inceneritori. Sono stati fatti dei cerchi concentrici sulla mappa e prese le popolazioni che abitavano fino a 3,5 km dagli impianti, perché sono due gli inceneritori a Forlì, uno di rifiuti urbani e l'altro di rifiuti ospedalieri, e si è andati a vedere qual era la mortalità di questi degli abitanti in queste aree, appunto entro 3,5 km. Tenete conto che lo studio è stato fatto su tutti questi abitanti in questi circoli, ma la ricaduta dei metalli pesanti, che era uno degli aspetti studiati appunto nello studio, è ben diversa. Vedete, la ricaduta dei metalli pesanti, i metalli pesanti, ripeto, sono cancerogeni, vedete, ricadono non in maniera circolare, ma ricadono secondo l'andamento dei venti, e quindi ricadono in parte verso, diciamo, nord-ovest quando tira il vento di sud-est, e viceversa in gran parte verso sud-est quando tira il vento, come più spesso tira, da nord-ovest. Quindi ci sono delle aree che sono diciamo prossime all'inceneritore, tipo queste, che hanno una ricaduta minima. Ci sono aree anche lontane dall'inceneritore, addirittura fuori dall'inceneritore, che invece hanno una ricaduta più importante. Per esempio, qui hanno guardato i metalli pesanti, ma le diossine
che sono altrettanto pesanti e spesso, diciamo, la ricaduta dei metalli pesanti è abbastanza simile a quella delle diossine. Allora, questo studio è stato pubblicato nel 2011 e nelle conclusioni leggiamo, tanto per dire come i lavori vengono riportati, se uno legge solo la prima riga delle conclusioni dice: non ci sono rischi di mortalità e morbidità, cioè di ammalare, non sono stati trovati nell'intera area. Non sono stati trovati nell'intera area. Poi dice però: l'analisi interna delle coorti trova qualche eccesso di mortalità per alcuni tipi di cancro nelle categorie a più alta esposizione, specialmente nelle donne. Io però vi leggo cosa c'è scritto proprio invece nel lavoro. È emerso per le donne un aumento di mortalità per tutti i tumori, con incremento variabile dal 17% al 26% al 54% nei vari livelli di esposizione, cioè mano a mano che ci si avvicinava all'inceneritore, la percentuale di incremento di tumori era questa, 17, 26, 54, con un aumento coerente al crescere dell'esposizione statisticamente significativo nei livelli più alti. Rischi statisticamente significativi sono stati osservati per il cancro della mammella, dello stomaco e del colon. Nel complesso si stima che la popolazione femminile entro 3,5 km dagli inceneritori di Forlì dal 90 al 2003 si siano osservati 116 decessi oltre l'atteso, di cui 70 per cancro. Questo è quello che è scritto nel lavoro. Però le conclusioni generali, la prima frase è: non sono stati trovati dei rischi nell'intera area. È stato fatto poi uno studio nella regione Emilia-Romagna che si chiama Monitor, lo potete trovare in internet, se cliccate Monitor vi viene fuori appunto questo studio che la regione Emilia-Romagna ha fatto partire nel 2007 stanziando 3 milioni e 400 mila euro per vedere la situazione della salute, gli effetti sanitari nella popolazione residente per un raggio di 4 km dagli inceneritori di tutta la regione. Ed è stato trovato, nonostante l'area sia molto piccola, un incremento dei nati prematuri, incremento dell'abortività spontanea. È stato pubblicato quest'anno, è scritto piccolissimo, non riuscite a vederlo, ma è 2015, il lavoro, un primo lavoro, l'esposizione delle emissioni degli inceneritori di rifiuti urbani associata ad un aumento di rischio di aborti spontanei, statisticamente significativo. Tenete conto che quando parliamo di inquinamento, i tumori sono la punta dell'iceberg, cioè è chiaro che sono l'evento più temuto, se vogliamo, più eclatante, che però è difficile da vedere perché i tempi di sviluppo di un tumore sono molto lunghi. I primi segnali di qualsiasi tipo di inquinamento in tutte le aree inquinate sono quelli che attengono alla riproduzione. I primi segnali sono i nati per termine, sono gli aborti spontanei, sono le malformazioni infantili. Questi sono i primi segni di tutti che trovate in tutte le aree inquinate. E qui è stato trovato. Però lo studio Monitor è stato raddoppiato, nel senso, visto che insomma sì, non si è trovato granché, andiamo avanti a monitorare e sono stati stanziati altri milioni di euro. Io ho qualche dubbio sull'opportunità di questo, perché mi sembra un po' come dire: c'è un ponte che è a rischio, insomma un po' traballante, però adesso passate perché intanto non pensiamo che crolli, poi dopo vedremo, se crolla dopo vedremo. Due parole sui biogas. Allora, intanto precisiamo che non esistono informazioni scientifiche, non ci sono lavori come per gli inceneritori, perché è troppo poco che sono, diciamo, proliferati.
quindi non ci sono dati specifici che ci possano dare delle risposte, diciamo, come vi ho dato per gli inceneritori. Io vi ho parlato dei dati dello studio di Forlì, ma ci sono decine di studi e forse centinaia in tutto il mondo, ecco, quindi non è, i dati ci sono in abbondanza. Comunque, abbiamo detto che tutti gli impianti di combustione sono industrie insalubili di classe prima e gli impianti a biogas non fanno differenza, sono impianti di combustione, quindi ricadono in questa definizione qui, sono industrie insalubri di classe prima, tanto che ricadono anche su questa seconda edizione sempre di legislazione italiana, non sono idonee ad ospitare inceneritori le zone agricole caratterizzate per qualità e tipicità dei prodotti. Quindi se già anche la legge dice che non devono stare vicino a coltivazioni di livello, io credo che qualcosa voglia dire. E comunque c'è un altro aspetto che va tenuto presente, che sicuramente la vera ragione per fare centrale biomasse non è la produzione di energia, perché se ne ricava tutto sommato poco rispetto a tutto l'impegno e a tutto il dispendio di energia, o il fatto anche di sostituire gli impianti più inquinanti, cioè degli inceneritori, ma è solo quello di fare soldi grazie agli incentivi. Se venissero tolti gli incentivi dello Stato e che noi paghiamo nella bolletta dell'Enel, come paghiamo per gli inceneritori, questi impianti di biomasse nessuno li farebbe. E quali possono essere le pecche? Le pecche intanto sono che è difficile controllare le emissioni di questi impianti, perché sono piccoli, sfuggono un po' ai controlli e spesso la gestione dei parametri è difficile ed è soprattutto difficilissimo controllare cosa ci va messo dentro, ed essere sospettosi e maliziosi. Io credo che oggi, con tutti gli esempi che abbiamo avuto davanti e che abbiamo tutti i giorni, non sia così strano. Negli impianti di biogas sicuramente, oltre agli sfalci e oltre ai vegetali, probabilmente ci può andare a finire tante altre cose. Tenete conto che quelle produzioni che vengono apposta fatte per andare a finire nel bruciatore del biogas sono piantagioni che vengono coltivate in maniera intensiva a suon di pesticidi, a suon di veleni, perché tanto nessuno le controlla, perché non sono per uso alimentare. Quindi tutti quei pesticidi ed erbicidi che sono abusati e usati per coltivare le piante che poi andranno a finire dentro agli impianti di biogas, si portano dietro sicuramente tanti inquinanti anche di quel tipo lì. Vengono eseguite prescrizioni sui limiti di legge anche per questi centrali biogas, che danno restrizioni per i cloruri e per i solfati. Ma tenete conto che se danno restrizioni per i cloruri e se c'è cloro e se si brucia sostanze con cloro, si formano anche le diossine. Quindi non so che prescrizioni siano queste, capito? Perché se c'è cloro le diossine si formano. Comunque la combustione provoca l'emissione di particolato e quindi sicuramente l'aria non gode. Sicuramente l'aria non gode neanche per il traffico di automezzi che devono portare tutti questi materiali, e comunque anche le centrali biomasse provocano diciamo generano delle ceneri che devono comunque essere poi differite in discariche speciali.